Felicità! Ben ritrovati ragazzi dal vostro amico Albano. Siamo di nuovo qua con Outlast. Avevamo lasciato da qua l'ultima volta, vi ricordate? Eh? Un po' di video fa qua nel canale di Daniele. Sono di nuovo qua oggi perché Yuri si è voluto lavare le mani, diciamo, di questo Outlast, e quindi lo porta avanti il vostro amico Albano. Se siete d'accordo scrivetelo qua nei commenti, che sono già abbastanza stufo. Ecco che andiamo dunque a continuare l'avventura. Venivamo chiusi in questa cazzo di cella, dopo vari gameplay Daniele l'aveva iniziato. Che cazzo è questo qua? Vaffanculo. Ah, c'è già aperto? Se ricordiamo che si può nascondere anche sotto al letto, ma andiamo subito avanti. Stavo dicendo, ragazzi, che siamo nella prigione. Che cazzo è? Ma vaffanculo, cretino! Non guardarmi, non provare nemmeno a guardarmi. Scusate, ragazzi, devo abbassare un attimino il volume delle cuffie, perché sennò già il vostro amico Albano è sordo così. Allora, che cazzo è? Ma vatta a fare una cagata, cammina, bastardo! Mamma mia, quanto sei brutto! Sei una roba che è inguardabile, eh? Ma che cazzo è? Lo stanno inculando questo qua? Ma vaffanculo, cretino! Stavo dicendo, ragazzi, siamo sotto qua, adesso bisogna andare in una delle porte. Ecco, bisogna continuare forse da questa porta qua, assolutamente chiusa. Mamma mia, che cazzo di paura che fa sto gioco. Ricordiamo che appunto il gameplay è registrato direttamente dalla PlayStation 4. Adesso qua dobbiamo un attimino ricordarci da che parte dobbiamo andare, perché c'è una porta qua nascosta da qualche parte che porta da un'altra parte. Una porta che porta, diciamo, eh? Qua sono tutti fuori di testa. Tutti fuori di testa, tutti bruttissimi, tutti bastardi, eh? Tutti matti. Ma che cazzo è? Ma possibile che tutte le volte Daniele non mi lascia qualcosa di scritto qua, che io devo sempre impazzire a trovare le strade? Sarà qua? Questa è già aperta. Guarda se io devo perdere 3 ore di tempo. E qua? Porca puttana, ragazzi! Beh, apriamole tutte a questo punto, così almeno dovremmo riuscire a... Ecco qua! Forse qua sì, che passiamo in mezzo alla questa crepa e quindi continuiamo di qua. E chi parla? Nel perdono la forza di un re. Bene, bisogna salire di qua da qualche parte. Adesso fatti a ricordare, sì, dovrebbe essere di qua. Ma che cazzo è, ma sali, cretino! Ok. Oh, mamma mia! Vaffanculo, cretino! E il vostro Albano si deve prendere gli infarti qua. E quell'altro lì. Ah, io psicopatico di merda. Ma va a fare una cagata. Mamma mia, che brutti che sono qua. Comunque, ragazzi, questo video è anche per augurarvi le vacanze di Pasqua. Intanto è arrivato Yuri che vuole dire due cose. Oh, ciao raga, coglioni di merda. Niente, volevo solo dirvi che mentre qua il vecchio gioca e muore di infarto ad Outlast, ha preso una batteria. Intanto andiamo. Albano, ricarica, minchia quanto cazzo sei lento. Ma stai zitto, Yuri! Ma perché ti sei voluto togliere poi da sti gameplay? Ma vaffanculo, coglione. Adesso guarda che la gente regala un casino di giochi per sta merda di Pasqua, eh. Non dire parolacce, cretino. Comunque niente, mi tiro fuori da sto Outlast così, perché Albano comunque lui è anche più bravo a giocare di me. E così continua sta pagliacciata che sta facendo, capito coglione? Ciao, un augurio di buona Pasqua a tutti, eh? Ciao coglione. Bene, grazie Yuri. E intanto qua continuiamo, eh? Che quest'altro coglione qua? Andato via! Passiamo da quest'altra parte. Si è aperto qua una porta automatica che non ha nessun senso. C'è un po' di gas verde, ma che cazzo è? Salvataggio. E Daniele comunque vi augura una buona Pasqua a tutti, eh? Mangiate tanto, brutti stronzi.
Vediamo qua che cosa c'è. Un altro matto. Possiamo anche chiudere la porta, magari. Premi quadrato per chiudere la porta, ma non chiude un cazzo. Questo qua è fuori di testa, eh. Io ve lo dico, ragazzi. Qua c'è un buco nel pavimento. Qua cos'è? Ah, un altro di quei dossier abbastanza inutili. Vediamo se... Vaffanculo a questo posto di merda. Non sul serio, vaffanculo. Più vado avanti, più la morte sembra la cosa meno peggiore che potrebbe capitarmi qui. Addirittura. Bene, tra l'altro, classico gioco pasquale abbiamo scelto per continuare, per farvi anche gli auguri, eh. Chiudendo le porte alle spalle, rallenterà gli inseguitori. Ma vaffanculo, cretino. E passiamo di qua. Cos'altro c'è? Un'altra batteria. Andiamo a ricaricare. They weren't experiments. They were rituals. Ma che cazzo stai a dire? Forse dovevamo continuare di qua, sì. Poi una volta qua, dove che devo andare? Ragazzi, sono già abbastanza stufo perché questi giochi qua sono un'autentica rottura di cazzo per quanto riguarda trovare le strade, eh. Io ero sceso di qua. Di qua non si può andare. Ah, dovevamo andare dritto. Un altro morto, tanto per cambiare. Passiamo qua. Ah, questo è quel punto in cui ci sono dei fuori di testa, se non sbaglio. Oh, hanno ammazzato qualcuno qua. C'è sangue sul vetro. Noi passiamo bassi che siamo già abbastanza stufi, eh. Se quello non ci vede. Qua sono matti, eh. Non mi dire che mi ha visto. Qua è chiuso, proviamo a passare di qua. Ma guarda adesso il vostro amico Albano deve pre... Aiuto! Perdono, ci credo anch'io. E che cazzo devo fare qua? Amanda è libera, serena e fragile. Aiuto! Ma chiudi sta porta! Non è giusto. Mi vede? Ma forse dovevo liberare questo qua. Basta, lo sta ricalbando, è vecchio! Ma che cazzo devo fare qua? Aiuto! Non c'è via d'uscita, ragazzi! Nel perdono ci credo anch'io! Mi abbandono, fossi anche l'ultimo di noi! Marina, che aspetta te! Piedi coraggiosa, luce, luce. Mamma mia, ragazzi, che infarti, eh. Adesso è entrato. Non mi dire che apre l'armadietto, eh. Vaffanculo, cretino. Ha aperto quello di fianco. Speriamo non apra anche questo, perché sono già abbastanza stufo. Beh, meno male che questo qua è rincoglionito. Con due armadietti è andato a aprire quello sbagliato. Guarda che roba! Me ne sono andato? Il respiro... Me ne sono andato via, mi auguro. Vedi che sono riuscito a fare qualcosa, eh? Adesso quindi... Ah, forse adesso posso tornare indietro? Ma bastava soltanto schiacciare quel tasto lì. Mi sono già rotto il cazzo, eh? Lì, nascondiamoci, ragazzi, perché...
Santa Carumba, se il vostro amico Albano deve prendersi questi infarti, eh? Ma se n'è andato questo qua o no? Cosa sta facendo? Bene, proviamo ad andare avanti, ragazzi, a questo punto. Dentro che c'è? Willy? Chiudiamo qua. Vediamo che cazzo c'è qua altro. È assolutamente una fara qua, eh? Non c'è mai un cazzo in sto gioco. Adesso dobbiamo cercare di ritornare indietro fino a quella porta, diciamo, che dovrebbe portarci fuori, eh? Madonna, che tensione sto gioco di merda. Apriti! Vaffanculo, vedi, ti ho fregato. Oh, sto gas verde. Bene, così usciamo dall'altra parte praticamente, quindi siamo salvi, ragazzi. Facciamo ancora un pezzettino? Gli abbiamo dato una possibilità. Sono stati di un tempo generosi, poi mi paragons of patience, Jove-like in the suppression of our desires. Ah, questi qua sono quelli. Ma andate a fanculo, cretini. Ma che cazzo è sti? Ah, di qua dovevo uscire. Bene, ragazzi, dobbiamo uscire fuori. Adesso ci sono quelli lì fuori di testa nudi. Perché ricordiamo, Daniele, il gioco l'ha finito in maniera tale che almeno il vostro Albano, adesso non me lo ricordo tutto però, eh, ho anche problemi di memoria io, quindi possiamo già risalire qua, eh? Devo salire a quella dopo, ma proviamo a salire qua, va. Che cazzo è? Minchia, riusciamo subito, poi ci sanno a pezzi, eh. Ah, dobbiamo per forza salire qua. Nel perdono la forza di un re. Benissimo, ti serve una chiave per aprire la porta. Questo qua che cazzo ha? Assolutamente niente. Nell'aria tiepida della periferia. Che cazzo è? Minchia! Che sei fuori di testa? Questo è... Ho trovato la scheda elettrica! E adesso era già di qua. Dai, bastardo, passa sta porta. Madonna, che infatti sto gioco, eh. Stiamo dicendo, ragazzi. Se nuovo obiettivo esci passando dalle docce. Poi sta facendo un tempo di merda. E qua possiamo riuscire. My God. Santi lui è svanito. Qua essendo tutto il buio, siamo già abbastanza stupido. Vedete se il vostro amico Albano ogni tanto si ammutolisce, ma ok, siamo fuori, credo, dall'altra parte e c'è il salvataggio. Bene, ragazzi, io per il momento chiuderei qua perché sennò viene un gameplay infinito, quindi andiamo a salvare anche su uno dei 1000 blocchi. Vedete che Daniele è poi andato anche più avanti, salviamo magari sopra tipo uno dei blocchi della fine del gioco, perché poi continueremo di qua, il vostro amico Albano ritornerà di nuovo con Outlast per un altro gameplay. Chiudo qua perché sennò viene un gameplay veramente troppo lungo. E niente, che dire, buona Pasqua a tutti. Noi ci ritroviamo presto qua sul canale di Daniele, eh? Un saluto a tutti dal vostro Albano Carrisi, amante un angelo che amava vivere.